Salve a tutti ragazzi e benvenuti insieme a questo nuovo video di Nio. Bene, andiamo avanti. Oh cazzo, cosa ho preso? Mi ha tirato qualcuno qualcosa, perché non ha molto senso. Allora io sono venuto da qua, devo finire di esplorare, scusatemi, ma non ho finito di esplorare perché c'era un Kodama, dicevo, e la voglio prendere. Allora andiamo di qua, andiamo di esplorare. Dopo andiamo di qua, sappiamo che questa è la via che dobbiamo intraprendere e quindi dopo è tutto a posto. Adesso vediamo cosa dobbiamo fare qua. Insomma, c'è gente, io l'ammasso, così siamo a posto. E siamo a posto. Vai! Ok, andato. Poi, si mi ha visto, so che mi vedono, ma sui cazzi loro, insomma, che ci devo fare io? C'è un Kodama, di qua. Salve! Siete belli belli voi, eh? Ecco, c'è un po' che tiretto che gli ho dato. Ok, questa è andata. Poi, vai, tira là. Ti ho fatto male? Evidentemente sì. Oh, così abbiamo dato via le polveri, fuoco le polveri, insomma. Adesso ci vado là, adesso prendiamo Kodama. Che è meglio. Salve Kodabuccio! Ecco, questa è andata. Poi, che è finita, facciamo così, perfetto, anche questa è andata, poi cos'altro c'è da fare? Piano piano facciamo tutto, lei non mi piace, proprio per un cazzo, ha fatto un salto da panico, vabbè, vedi a chi chiami che c'è rimasto poca gente, povero scemo, eccoci qua, e questa è andata, poi, altri? Non ne vedo, strano. Peccato, perché ci stavo prendendo l'abitudine. Vediamo un po'. Dice gente. Sì, lo so, mi hai visto. Sì, chiama chi vuoi, che tanto ho ammazzato tutti. Adesso arriverà, per carità, dove cazzo è? Salve. Oh, è stato bravo. Però, è stato bravo. No, così, tiro quello che ho detto. È stato un coglione. È stato senza testa, è rimasto. Ha perso la testa per me, c'è un bel uomo, insomma. Ok. Andiamo pure. Sì, mi ricordo che c'era una strada. Esatto. Adesso piano piano prendiamo tutto. No, questo, grazie, cerca. Oh! Ma il Kinuza, come cazzo si chiama? Ah, Murasama noi abbiamo. Ok. Vediamo quant'altra roba c'è, perché qui mi ricordavo un santuario. E c'era un Kodama vicino al santuario. Cosa stranissima, eh? Esatto. Perfetto. Però io mi ricordo che comunque la strada giusta era questa che portava su. Quella che portava giù. Che cazzo di strada era? Boh. Salve. Ma povero scemo. Eccoci qua. E qui siamo a posto. Che io mi ricordo bene che quella è la strada che dobbiamo fare. Quindi questa a cosa porta? A parte che devo salire qua assolutamente e prendere l'item che era da queste parti, esatto, qui. Vediamo quello che abbiamo ammassato. Perfetto. E andiamo a vedere un attimo sto posto, perché a sto punto mi viene il dubbio. Qua. Mi viene il dubbio che non sia quella la strada, cioè nel senso. Ok. Vediamo un po', perché c'è un attimo di dubbio che mi assale, sapete, giocando due giochi simili. Lo scenario si ripeteva, ma era un po' diverso. Ok, tu non mi piaci. Neanche te. Ok. Questa è andata, poi. Benissimo. Andata. Posto. Vai, prendi. Benissimo. E qua si va. Una caverna a sé? Sapete che non lo so. Ah, ma lui si gestisce. Ok. Bravo, bravo. Si è fatto male, eh? Do una mano io, non si preoccupi. Ecco qua. E questa è andata. Abbiamo preso tanta roba buona. Come l'impressione di... Ah, ho capito! Beh, allora è andata bene, dai.
prendiamo il santuario qua a sto punto, scusate, ci riposiamo, posto del guerriero, siamo a postolo, no? Vediamo se c'è qualcosa di questi ciappame di sassi, c'è un cazzo, vai, vediamo quanto ci dà soprattutto. Buono, buono, quasi un livello, 40.000, beh, non voglio rischiare e lo prenderei, se dopo li perdo non ho proprio voglia. 5.000, abbiamo solo questo, è un bel problema, dobbiamo andare a fare un attimo un livello, non c'è una palla, però dobbiamo fare un livello un attimo, adesso come lo facciamo? Mettiamo un po' di gente, che discorsi, no? Insomma, allora, vediamo se c'è qualcosa qua, non c'è niente. Qua non c'è niente, là si va da sopra, ok. Da qua. Vediamo cosa c'è. Beh, questa è una cosa molto buona. Mi fa piacere averla presa. Ok, saliamo. Qua si va a fare cosa? A fare niente. O fare un imbuto. È un imbuto, un kodama. È di sopra. Sono abbastanza sicuro. Un imbuto, insomma. Andiamo di sopra là. Di sopra. Di sopra dove cazzo? Di qua, ok. Mi sono perso. Come mio solito. Ok. Kodama qua. Adesso. Denti. Lo sapevo che te cadevi. Ma che cazzo stai facendo? Ma cosa sta facendo? Oh, senti, però dovresti un attimo non rompere i coglioni. Oh, hai rotto il cazzo, eh? Insomma, a certo punto. E li ha presi tutti. Ok. Li trovo, dico sempre che non li trovo, poi li trovo sempre tutti. Insomma. E qui c'è il boss. Che mi farà un culo da panico, lo sapete? Senza aver livellato è un bel problema. Allora, andiamo a livellare, va, perché adesso c'è... Ah, sai che non ce l'ho per livellare? Ah, niente. Andiamo a fare il boss. Non ho da livellare. Quindi faremo come possiamo. Salve crapapellata. Kelly. Resurrect the most brutal overlord of the new world. Ecco. Sarà velocissimo, vero? Salve signor Capapellata, le sono cresciute le corna a posto dei capelli, lo sa? Dasche. Ma porca vacca, ma c'è l'ostia. Ma cos'è sta roba qui? Io come la uccido lei? No, per sapere, io non è che voglia sempre rompere. Ma cosa fa? Mi cade giù? Ok. Niente, questo è troppo veloce. Ok, ho capito che se l'hanno detto in culo. Perfetto. Me la voglio studiare un attimo. Che facciamo la Ben Hill qui? Oh, santa miserica. Aspetta un attimo. Ovviamente ho finito anch'io tutto chi. Vai. Non ce la farò mai così. Aia, fatto malissimo. Ma questo è da stronzi proprio, eh. Cioè, eri morto, ti mancava... Se gli starnutivo, gli attaccavo l'ebola. Vabbè, ci vediamo dopo. Ed eccoci qua. Purtroppo l'avevamo battuto, ma... È stato un po' stronzo. Ci ha fatto un danno e mega esagerato a un certo punto. Vabbè.
Perfetto. Ma cioè, vedete che cazzo di danno fa? Cioè, non ho potuto fare niente da piena vita, mi ha atterrato e mi ha shottato. E per la terza volta. Ok. Voilà, che porca miseria. Cioè, a un certo punto uno ce lo chiede anche. Cioè, era una cretinata farlo, ve lo dico, ve lo assicuro che è una cretinata farlo. Ve l'ho detto. Solo che purtroppo quando ci colpisce non ci ha dato un cazzo, non ci ha dato un cazzo. Santa miseria, non ci ha dato niente. E comunque era facilissimo, una roba proprio esageratica da quanto era facile. Il problema è che appena ci tocca ci devastava, sempre il solito problema. Però ce l'abbiamo fatta, dai, l'importante è quello, mi dispiace averlo fatto tre volte, che devo farci, avete visto anche voi, non ho fatto tagli, quindi, nel senso di combattimento. Oh, si può scendere? Ok. Andiamo pure, ho controllato se c'era qualcosa, semmai. Vai, vediamo la cazzi, e dopo li vediamo.三倍の茶を教し13の時から仕えた秀吉様。私は天下人へと変わりゆく太后様について行くだけであった。義を重んじ刀なき世を民と共に歩む秀吉様の描きし美しき夢、 いつしか私の夢となっていた。秀吉様亡き後、その夢を汚す家康めを討てぬとは私が誤っておるのか。なぜ殺さぬ。久しいの三成殿。 明智光秀殿、何故？そなたの忠義、まことにあっぱれ。されど人の世には忠義より重きものがあり申す。それは大義じゃ。三成殿、忠義を重んずるあまり大義に背かれますな。 あなたも大義のため信長様を討ち、主君殺しの汚名をかぶったというか。されば私も大義に裁かれよう。ケリメが私が信した信長様を改まとして蘇らせ、再び大乱の渦を起こそうとしております。 安神殿、家康殿が大義、この国が太平のため、
かの者を止めてくだされ。 Ebbene, quindi abbiamo un nuovo spirito che è Izuma, stavolta lo voglio vedere in tempo, che speriamo che sia dalla nostra parte. Izuma, vediamo un po' se si può insomma, associare al nostro tipo di gioco. Speriamo bene, vediamo un po'. Ci ha dato... beh, sì... oh, questo è interessante. Allora, spirito guardiano prima di tutto. Izuma, vediamo un po' com'è. Ovviamente sarà nel casino. Ah, l'ultimo, meno male. Ah, potente, attacco potente, figuriamo, armamenti attenuti, combattimento ravvicinato, ottimo, danno vento che non ho. Ma siamo sicuri che Izuma è sempre danno vento anche questo? È già il secondo che danno vento. Questo qui, controvento, fanculo. Recupero vita automatico a fine utilizzo arma vivente, non c'è assolutamente da fare, fa cacare rispetto al nostro e non ci possiamo fare niente. Il potere è tanto, perché 1400 contro i 480 che abbiamo noi è sicuramente buono, però un recupero di A più il nostro, cioè tenace, non c'è proprio da mettere. Anche il livello della barra della vita è molto più ampio il nostro, e quindi per il momento lasciamo perdere. Livello successivo, devo mettere a 20 assolutamente questo, anche se volevo vedere qua ci dà più 1, più 3, più 1, ok, questo lo porto a 20 perché sicuramente ci servirà, dai. Non ricordo il nostro, quello che uscirà, quando arriverà e se arriverà, perché non mi ricordo più, però forse Sorsa, boh, va a capire. Comunque adesso vedremo come fare. Allora, andiamo al dojo, che adesso si è sbloccata il vero ninja. Quindi sbloccherà finalmente quelle che ci interessano a noi. Speriamo bene. Proviamo. Oh, cazzo! Salve, signorina. Adesso vediamo come fare. Ci voleva 20, abbiamo 78, quindi insomma sì, va bene. Vediamo cosa dobbiamo fare. Ah, dobbiamo battere lei? Sarà un dito in culo. Mi scusi, signorina, l'ho un po' riempita di roba. Ecco qua. Può venire tranquillamente lei, eh. Insomma, io l'ho rallentata. Lei è una bella stronza, però. Come quella di Masini, insomma. Ecco qua. Batterla sarà un dito in culo, eh. Cioè, una bella velocità così, io come faccio a batterla? E niente, ci riprovo. Purtroppo è troppo agile. Una stronzata atomica, questa boss fight. Però diciamo che ormai è così e non ci facciamo niente. Ah, vieni pure. Perfetto. Ce la fai? Se no è un cazzo di casino. E niente, sembra che non venga. Speriamo che non scompaia. Ok. Niente, è proprio da stronzi, eh. Sei per terra, devi far qualcosa. Cioè, io per riuscire a arrivare dove lei devo impiegare tutto il chi. Vi rendete conto? Cioè, che stronzata atomica. Ok, niente, non lo prendo. È per terra, però non gli fa la mossa finale, non gli fa un cazzo. Ok, quindi te adesso non puoi più fare le pratiche del cazzo. Ok. Ok. Vieni, vieni. Niente, non riesco a farcela. Finisco il chi. È incredibile.
E niente. Olè. Oh, porca vacca. È veramente stata un'impresa catastrofica farcela. Era fuori scala. Insomma, un po' di volte mi hai sconfitto. Vabbè, ce l'abbiamo fatta. E adesso abbiamo avuto modo di sbloccare l'abilità finale del ninjutsu. Bene, vediamo un po' come fare, se riusciamo a selezionare questa cosa. Se si dà una mossa, però porca di quella vacca, quanto cazzo ci metti? Dai, su. Ecco qua, ci date un bel po' di roba, adesso poi ci guarderemo, adesso sblocchiamo, esatto, questa Arcanum che è importante. Quindi andiamo nel ninjutsu e deve essere questa qui. Ti consiglio di eseguire immediatamente qualsiasi ninjutsu che usi su te stesso, no, non mi interessa, aumenta le infinite da armi a lungo raggio e da lanci di oggetti. Azzeccato, in pieno. Hai appreso Arcanum, puoi inserire un tipo, uno per tipo nell'equipaggiamento. Le tecniche equipaggiate non sortiranno alcun effetto. Va bene e mi fa piacere. Quindi noi, se vuoi, certo che voglio inserirla. Adesso siamo a posto. Ok, dai ragazzi, direi che ci possiamo anche salutare qua. Per questo video è tutto. E come al solito, lascia un commento se ti piace la serie, fammi sapere appunto cosa ne pensate. Per la spinta saluto Shiva. Ciao ciao.